protestantesimo compie 40 anni. Buon compleanno. Vi facciamo i nostri migliori auguri. Sì, perché protestantesimo siete voi. Voi che lo avete fatto, voi che lo avete visto e che lo avete condiviso. Grazie, grazie a tutti quelli che vi hanno partecipato, in campo lungo o in primo piano o in poltrona. Migliaia di persone di lingue e fedi diverse, da tutti i continenti. Un elenco lungo 40 anni. Il contadino, il cardinale, il disoccupato, il presidente della Repubblica, la migrante africana, il filosofo, il pastore, lo studente, il malato terminale, il professore universitario, i bambini, la pensionata, i credenti, gli atei, il cristiano, il buddista, il musulmano, la volontaria, lo scrittore, il meccanico, il giudice, il pizzettaro, la profuga sudanese, il prete battagliero, la regista, l'insegnante, il teologo, la teologa, i 150.000 tedeschi del Kirchentag, le icone del nostro tempo, i profughi kosovari, gli attori, i cantanti, gli operatori sociali, i partigiani e tanti, tantissimi altri, donne e uomini, che hanno offerto il loro tempo e le loro idee per partecipare a questo programma. Più di 1.000 trasmissioni che hanno attraversato 40 anni, dal bianco e nero all'epoca di Twitter. Sono milioni le persone che guardano il nostro programma ogni anno, nonostante l'orario proibitivo. Milioni di nottambuli, direte voi, ma che si affacciano su un mondo minoritario, che non capita spesso sulle prime pagine, ma che pensa, dialoga, partecipa alla vita del nostro paese. Una prospettiva sulla storia e sull'oggi, alla luce della fede nell'Evangelo. Protestantesimo, siete voi, non noi che lo mandiamo in onda. E quindi possiamo ricordarvi che c'eravate quando crollavano l'apartheid e il muro di Berlino. Eravate a New York nel settembre 2001. Filmavate la guerra di religione in Indonesia e i profughi a Kukës in Albania. Ascoltavate la gente di Sarajevo sotto l'assedio e i figli dei contadini etiopi quando raccontavano la carestia. In Ruanda mostravate tra i primi le testimonianze del genocidio. In Israele davate conto dei timidi semi di pace. Nei paesi baltici registravate l'indipendenza dall'URSS e a Mosca incontravate il patriarca. Siete stati tra coloro che levavano la voce contro la guerra preventiva e camminavate sul confine tra protestanti e cattolici a Londonderry o per le township di Soweto e mostravate il museo dei Desaparecidos a Buenos Aires. Infine davate conto della povertà, dell'ingiustizia, i bambini di Bucarest, i profughi palestinesi, i migranti africani. E dove non siete stati in questi 40 anni? Sì, il protestantesimo c'era, e c'eravate anche voi. Eravate in marcia per la pace verso Assisi, e in piazza per i diritti dei migranti, negli ospedali, con i malati di AIDS, con le donne di Se non ora quando, in fabbrica con gli operai, nelle scuole. Raccoglievate la voce di chi protestava contro la legge 40 sulla fecondazione assistita. Siete stati all'uscita delle chiese per raccogliere i testamenti di fine vita. Avete fatto visita al Presidente della Repubblica, e non uno solo. Siete stati negli ospedali, nelle università, nelle cucine, nei salotti, nelle chiese. Le chiese. Le comunità italiane, da Torre Pellice a Palermo, la storia e la vita delle comunità evangeliche è stata al centro della vostra attenzione. E come sono cambiate in questi 40 anni? Ora che nei templi si parlano lingue tanto diverse, il protestantesimo cambia e voi lo state raccontando. Da 40 anni seguite il vivace percorso delle chiese evangeliche italiane, dando conto di sinodi e assemblee, spiegandone il metodo e i contenuti. Avete registrato i passi rilevanti compiuti dalle denominazioni evangeliche per trovare un'unità visibile. Quando poi alcune donne sono arrivate a rappresentare le loro rispettive chiese, il protestantesimo era lì a filmare questo evento unico. E quando i denari dell'8 per 1000 sono arrivati alle chiese che vi hanno aderito, vi siete fatti un dovere di verificare come quei soldi venivano spesi in Italia e all'estero. Siete stati testimoni del cammino ecumenico che da Edimburgo, 1910, ha messo in moto la cristianità. Le grandi assemblee mondiali del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, fino a Canberra, in Australia, il Concilio Vaticano II, le assemblee ecumeniche europee da Basilea a Sibiu, e poi tante, tante iniziative di base che testimoniano la volontà di molti credenti di ogni confessione religiosa di ritrovare nel rispetto reciproco e nelle diversità di ciascuno la perduta unità.
e siete venuti con noi a percorrere tra le diverse fedi, dalle moschee agli ashram, quel cammino di spiritualità che lega l'umanità a Dio, qualunque sia il nome che scegliamo di dargli. Ma non avete dimenticato la storia, quella recente e quella lontana, la biografia di Martin Lutero, la Ginevra di Calvino, i riformatori italiani, le vicende dei Valdesi, l'arrivo dei missionari dopo l'unità d'Italia, la lotta dei neri americani per i diritti civili, guidata da Martin Luther King. E avete visto recitare il Padre Nostro in chiese sparse in tutto il pianeta, fratelli e sorelle di confessioni e denominazioni diverse. Siete stati con noi in 30 chiese italiane per trasmettere in Eurovisione i culti evangelici di Natale, Pasqua, Pentecoste e in occasione della Domenica della Riforma. Aprire, leggere, interpretare la Bibbia. Ripercorrere le storie dei patriarchi, rivedere le parabole alla luce dei tempi correnti. Dalle fiction ai dibattiti, dalle inchieste agli studi biblici, il libro vi ha sempre accompagnato con le sue domande sulla fede, le sue testimonianze, le sue storie antiche, ma sempre così attuali. Noi, in fondo, abbiamo fatto sempre una sola domanda. La fede in Gesù Cristo. Che cosa ha da dirci oggi, in questo mondo? Siete stati voi a rispondere. Grazie. In conclusione, in questi 40 anni, il protestantesimo ha contribuito a costruire una coscienza nazionale del fatto che esiste una minoranza di fede, laica e democratica, che lavora per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Il protestantesimo è stato il testimone di questo percorso, con tutti i suoi difetti e le sue inadeguatezze. È stato il biglietto da visita di un modo alternativo di vivere la fede, un atto di amore verso il prossimo, una speranza per tutti, una testimonianza di fede. Di questo siamo grati a voi e al Signore.